Buon pomeriggio amici di Gossip Mania, eccoci qui ritornati per la solita striscia quotidiana nella quale parliamo di tutto ciò che succede nel mondo dello spettacolo, della musica, dei reality, ma soprattutto tanto tanto amore, che è l'argomento che sicuramente ci piace di più. Al mio fianco come ogni pomeriggio, compagna d'avventura di questa lunga striscia di Gossip, Elvira Vigliano, buon pomeriggio. Ben ritrovata Alessia, finalmente ritorniamo ai nostri argomenti preferiti. Cioè disastri, fine di rapporti, amori che nascono senza un domani, insomma, l'allegria. L'allegria, è vero, tante notizie di vero gossip questo pomeriggio e partiamo ovviamente da una rinascita, dall'amore, anche un amore abbastanza rapido, io non mi ero resa conto di questa cosa, ne avevamo già parlato nelle scorse settimane, però stiamo parlando realmente di tempi record. Più di Belen, che esatto, insomma. Più di Belen, più di Joan e di Letta, poiché parliamo che da settembre 2020 in piena pandemia, in pieno regime, tra zone arancioni, zone gialle, zone rosse soprattutto, c'è chi si fidanza, chi trova l'amore e persino si sposa. Quindi veramente tempi record, c'è speranza per tutti. C'è speranza per tutti, quindi non disperate. L'importante è non trovare un caso umano, perché questo, esatto, diciamo, è il rischio del periodo. Questo è già un po' più difficile, soprattutto in questo periodo, devo dire la verità, però vediamo quello che ci potrà riservare il futuro. Vi starete chiedendo di chi stiamo parlando, poiché non l'abbiamo ancora detto, giustamente, dopo 5 minuti di trasmissione, e beh, stiamo parlando di Arisa, quindi abbiamo dimenticato gli argomenti sanremesi, ma non troppo, poiché ovviamente sono sempre all'ordine del giorno e c'è anche questo post Sanremo, ovviamente, dei protagonisti che hanno fatto parlare di sé. Ci aspettavamo un po' in più dalle performance, sì, di Arisa, e lei stessa ci scherza su questa cosa, ovviamente riprendendo un po' il titolo anche della sua canzone che ha portato al festival, scritta da Gigi D'Alessio, che comunque è sempre rimasta nella top 10 della classifica generale, ma non ha raggiunto il podio. Non ha raggiunto il podio perché, l'abbiamo detto già, ci sono stati alcuni problemini tecnici e poi, insomma, non c'era quell'adrenalina che ci aspettavamo. Sicuramente, insomma, quello che credo sia legato anche alla performance di Arisa è la quantità di impegni che ha assunto in questo periodo. Insomma, ricordiamo che è una professoressa in un noto programma televisivo di Queen Mary e nel frattempo, insomma, sta organizzando questo suo nuovo amore, portando, diciamo, il suo compagno all'altare. Quindi, insomma, ci sono una serie di pensieri che l'hanno travolta e probabilmente non le hanno permesso poi di dare il massimo su questo palco. E devo dire che questo mi dà una grande delusione, perché l'abbiamo sempre detto, il palcoscenico di Sanremo, insomma, è un palco importante, bisognerebbe donarsi solo ed esclusivamente a questo. Invece si sta perdendo poi questo brio che c'era già da qualche anno, perché, insomma, si pensa ad utilizzare altre strade, a strumentalizzare Sanremo per farsi pubblicità, ma non all'esibizione canora in sé. Anche perché io ho notato a Sanremo, complice anche la canzone molto romantica d'amore, di questo amore quasi tossico nel quale non è mai abbastanza dare ciò che si ha perché l'altra persona non apprezza, io ho notato troppo una contrapposizione rispetto al carattere, al momento attuale che sta vivendo Arisa, come se anche l'interpretazione sul palco fosse anche forzata. Infatti, nonostante la grande emozione che dà la canzone, ma lei non l'ha data a casa questa emozione. Già l'avevamo detto con la scelta, diciamo, dei costumi, ecco, non c'era molta anche correlazione. Anche quello della finale, ma no, no comment, no comment. Lasciamo perdere, però ecco, forse l'interpretazione andava rivista, perché magari bisognerebbe immedesimarsi nella parte, soprattutto se non la si vive in quel momento. E proprio perché ci si è passati, ognuno di noi ha vissuto questi amori tossici, dovrebbe, insomma, cercare di ricordare quello che si provava. È un po' lo stesso lavoro degli attori. Un bravo attore si riconosce perché si trasforma totalmente quando interpreta un ruolo, e la stessa cosa dovrebbero fare i cantanti. Quindi forse tutte queste problematiche hanno un po' sporcato
anche la canzone in sé, che era bellissima. Sì, la canzone è veramente molto bella, effettivamente forse aveva bisogno di qualche sfumatura in più, perché lei ha donato a noi persone da casa soltanto l'essere affranti, la grandissima delusione, l'essere devastati, ma forse doveva subentrare anche un po' di carattere, un po' di quella rabbia ovviamente che subentra dopo un amore finito. Sì, anche perché si parla di rinascita, quindi la rinascita come la Fenice, che insomma è l'esempio dell'amore, della persona che risorge dopo una crisi, doveva insomma essere un canto liberatorio, e invece è stata una semplice canzonetta buttata lì sul palco, ed è mancato anche quella volontà di renderla un pochino più particolare, ecco. Quindi è stato un po' deludente in generale. Ci aspettavamo sicuramente di più, appunto parafrasando sempre la canzone di Arisa. Fatto sta che, come hai detto tu poco fa, non sta vivendo solo un momento intenso per quanto riguarda la musica e i nuovi progetti musicali, ma soprattutto per quanto riguarda l'amore. Infatti l'abbiamo detto ovviamente sempre in zona San Valentino, che prossima alle nozze sta organizzando il matrimonio con il manager Andrea Di Carlo, che appunto, come dicevamo all'inizio, ha conosciuto, quindi non è che ha iniziato a frequentare, ma ha conosciuto nel settembre del 2020, quindi veramente una frequentazione lampo e la voglia subito di proseguire il cammino di vita insieme. Diciamo che io non sono molto d'accordo su queste liaison professionali e sentimentali, perché bisognerebbe un pochino distinguere il lato privato con quello poi pubblico, e forse proprio il fatto di essere insieme ogni giorno ha accelerato anche un pochino questo sentimento, perché comunque sono insieme H24, complice poi anche la pandemia, insomma tutti i sentimenti escono fuori e ci ritroviamo di fronte anche a momenti di crisi esistenziale in cui cerchiamo di capire se quello che stiamo facendo è effettivamente corretto, se siamo felici con la persona amata, insomma una serie di problemi che sono comuni a tutti. Cose che però non hanno toccato la cara Arisa, perché insomma... Anzi, secondo me lì è subentrata proprio la necessità di sistemare la sua vita, soprattutto partendo poi dal punto di vista sentimentale. Sì, insomma, rovina anche l'immagine che avevamo di lei, perché era una donna combattiva, non le interessava l'aspetto fisico, non palesava i suoi sentimenti, è cambiata notevolmente, forse è stato proprio questo amore. Eh sì, lei infatti in una nota intervista della giornata di ieri, ed abbiamo anche alcune grafiche di alcune foto particolari di questa intervista, ha svelato che la sua vita è cambiata proprio da settembre, quando il noto talent di Maria De Filippi l'ha chiamata come protagonista ad insegnare. Lì si è trasferita a Roma, ha conosciuto questo suo nuovo amore, nuovi amici, nuovo ambiente, nonostante la pandemia e tutto, ritorniamo a dire ovviamente, c'è chi ha una vita più normale rispetto agli altri, noi comuni mortali che veniamo a lavoro e poi ci richiudiamo in casa normalmente. E nonostante ciò, lei ovviamente ha vissuto ancora di più questo periodo di rinascita, con i suoi difetti, possiamo dire. Infatti si è pentita, ha detto di essersi rifatta le labbra, ma anche i suoi punti di forza. Infatti ha divulgato alcune foto sui social un po' svestita, dove parlava del suo décolleté, che quando era molto giovane era molto discusso e non le piaceva, la faceva sentire quasi in imbarazzo, e invece adesso ci scherza ed è diventato uno dei suoi punti di forza. Il problema è che ha associato questa rinascita al compagno, quindi che è stato proprio il compagno ad aiutarla a insomma, mettere in luce, mettere in mostra questi punti che lei definiva in passato deboli. Questo può essere insomma un'arma a doppio taglio, perché se è necessaria la presenza di un'altra persona per farsi forza, insomma, cadiamo in un ambiente un po', in un settore un po' particolare, bisognerebbe fare un lavoro su se stessi prima di approcciarsi ad un'altra persona. Fatto sta che i complimenti fanno sempre piacere, quindi questo può essere sicuramente costruttivo come messaggio, però un po' di autostima, cara Arisa, dai. Ma sì, ma infatti assolutamente aiuterebbe. Siamo molto curiose poi di vedere come andrà il matrimonio, proprio chissà, come preparazione. Sono molto curiosa. Chissà chi inviterà poi.
Infatti, lo scopriremo tra qualche mese, restrizioni permettendo. Ora cambiamo argomento, il nostro secondo argomento, e qui andiamo proprio nel gossip, ma del gossip puro. Riscomodiamo i programmi di Maria De Filippi, infatti il famoso Trono ha visto protagonista negli scorsi mesi Gemma, che te lo dica fa che è sempre lì, con uno dei suoi corteggiatori più giovani, che tutto nacque insomma dopo l'estate con questo nuovo modo di intendere il trono, con questi messaggi in incognito, e il corteggiatore poi si svelò, all'epoca si chiamava Sirius. Il nome già dice tutto, si svelò essere un giovincello, quindi di 25 anni, un neonato rispetto a lei. Esatto, tranquillamente il figlio se non il nipote, poiché ricordiamo che Gemma ha 70 anni, giusto? 83 oggi. Ah, vedi, esatto, perché aumenta sempre poi di giorno in giorno anche per Tina. E quindi hanno iniziato poi questa frequentazione tra mille polemiche e mille scetticismi, possiamo dire, perché già allora c'era qualcosa che non quadrava effettivamente. Sì, perché il toy boy si porta, quindi il ragazzino che sta con la donna adulta, ino, il neonato che sta con la nonna si porta, però il problema effettivamente sono le differenze dal punto di vista generazionale. Insomma, l'approccio sicuramente di Nicola è stato molto romantico fin dall'inizio, perché insomma la corteggiava con parole dolci, con messaggi particolari. Gemma al primo messaggio si è innamorata. Come sempre, nessuna novità. Come sempre, e ha deciso di cavalcare quest'onda lasciandosi andare, per poi rendersi conto, scontrandosi poi con la realtà, che le differenze erano troppe, perché si parla comunque di un ragazzo che ha un tipo di approccio diverso. Ci aspettiamo tutti quanti un approccio di tipo fisico, invece... Che non c'era, esatto, così travolgente, questo ovviamente. Questo ragazzo invece la corteggiava semplicemente, quindi già questa cosa faceva pensare che non ci fosse un'effettiva attrazione fisica. E poi a lungo andare le cose sono andate proprio male, come sempre per Gemma. Però insomma, magari questo Nicola ha avuto poi anche un'altra frequentazione stesso all'interno del programma, in cui è andato un pochino più oltre con un bacetto. Però... Sì, anche perché lui poi si è definito affranto dopo la rottura con Gemma, e poi effettivamente ha iniziato a frequentare Veronica, che possiamo vedere anche dalle nostre grafiche in questo insolito triangolo, ed è proprio da Veronica che è arrivata l'accusa della quale parliamo. È veramente difficile non ridere, però ci proveremo assolutamente, poiché Veronica, da donna ferita, ha cavalcato l'onda di alcuni commenti che giravano sui social già dall'estate, proprio durante la frequentazione già con Gemma e poi con la stessa Veronica, che dicevano convinti che in realtà Nicola sarebbe omosessuale. E quindi erano, queste relazioni erano di copertura. Potrebbe essere, come potrebbe non essere, insomma, si parla di un ragazzo che ha sicuramente un approccio diverso da quelli che siamo abituati a vedere, insomma, i ragazzi di oggi hanno un approccio molto più fisico, quindi si cerca subito il contatto, l'abbiamo visto poi anche nel Trono Giovane, fin da subito si abbracciano, si stringono, si baciano, si toccano le mani, insomma, invece con Nicola era tutto un pochino a rilento, e questa cosa faceva pensare. Sul fatto di essere omosessuale, sappiamo, non c'è nulla di male. Il problema è che l'accusa, diciamo, j'accuse, arriva da una donna ferita. Esatto. Quindi questa cosa fa un po' pensare. Allora, fosse vero, ovviamente non vero, è un colpo basso, proprio perché bassissimo. Nel momento in cui è stata lasciata, insomma, questa frequentazione non è andata a buon fine, svelare una cosa così privata e personale, anche se al contempo lui comunque l'ha nascosto ed ha approfittato comunque dei riflettori, dell'essere famoso, noto, diciamo, perché famoso è troppo esagerato. Noto e conosciuto a uomini e donne, per portare avanti un tipo di percorso televisivo. Sì, diciamo che già il suo percorso è stato particolare, perché si è presentato come sprezzante di ogni limite, quindi soprattutto anagrafico, e potrebbe essere, diciamo, la volontà di strumentalizzare il tutto. Però forse la stessa Veronica è stata un pochino
anche stupidina, diciamo così, perché puntare il dito contro una persona, soprattutto in un periodo del genere, parlando, che sia vero o meno, di preferenze sessuali, affettive di un'altra persona, è sicuramente un colpo bassissimo che non dovrebbe essere fatto da una donna matura poi, di una certa età, che ha alle spalle un'esperienza particolare. Quindi... Eh sì, è stata proprio cattiva, è vero, cattivella. Cattivella da donna ferita, anche perché, come abbiamo visto anche in grafica, anche sui social, Nicola non si risparmia con queste foto a mare, no. Insomma, quindi si vuole vestire un po' i panni del sex symbol. Sì, ha anche dimostrato di essere un ragazzo studioso che cercava sempre di migliorarsi. Fin troppo serioso, possiamo dire, molto lasciami passare il termine, anche a volte costruito, molto sì. Posato in ciò che dice, tutto molto calcolato. È un tipo, una tipologia di ragazzo che noi non ci aspettiamo di vedere, parliamoci sì. Chiaro, insomma, i ragazzi di oggi come i ragazzi di ieri, insomma, perché anche il parterre maschile lì è molto particolare, molto fisico. E la paura dell'accusa, così per, se vogliamo dire, di essere omosessuale, credo che non l'abbia scalfito più di tanto, perché lui continua imperterrito la sua vita senza insomma, essere ferito da questa accusa. Quindi potrebbe essere tanto vero quanto falso, però credo che lui cavalcherà anche quest'onda, perché credo che sia molto furbo, sì, e riuscirà anch'io. A girare a suo vantaggio questa accusa. Molto molto probabile, noi continueremo ad attenzionare, intanto ci fermiamo per un po' di pubblicità e ci rivediamo tra pochissimo. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati amici di Gossip Mania, oggi super puntatona, veramente tantissimi temi. Vi avevamo già parlato ieri anche dell'imminente inizio dell'Isola dei Famosi e non vedevamo l'ora, soprattutto di vedere in studio la coppia Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Ecco e cosa qua. Succede? Esatto, gliel'abbiamo proprio tirata, possiamo dire, perché Elettra Lamborghini è risultata positiva al Covid-19, purtroppo però sta bene perché abbiamo visto tanti video sui social, quindi ovviamente sta rispettando il protocollo, in quarantena, tamponi, tutto ok, però purtroppo non potrà partecipare al reality. E questo è stato un colpo bassissimo, devo sì, dire. Siamo molto affrante. Mancano veramente pochissimi giorni e sembra di ripercorrere la storia di Sanremo. Quindi cambia solo il nome, il canale del programma, però la storia è la stessa. Però credo che insomma la presenza di Elettra poteva dare quel tocco in più. Però forse essendo Hillary, insomma, potrebbe essere il ruolo potrebbe essere giocato allo stesso modo, per quanto Hillary cerchi di rimanere un pochino super partes. Però c'è Iva, quindi essendoci Iva Zanicchi siamo in una botte di ferro, perché anche lei a suo modo è molto particolare anche nell'esprimere commenti. Molto, io veramente l'adoro, è simpaticissima e si è riscoperta poi nel tempo, perché ovviamente all'inizio della sua carriera da cantante era molto seria, questa donna tutta ad un pezzo, poi veramente con gli anni si è riscoperta simpaticissima e soprattutto con una sua dimensione e identità ben precisa anche in televisione. Sì, anche perché insomma l'abbiamo vista sotto ogni veste, quindi in qualsiasi programma la vediamo, riesce comunque ad essere come un jolly, quindi quella figura che non sai, da cui non sai cosa aspettarti, perché potrebbe uscirsene con una frase d'effetto e ricevere milioni di ascoltatori. Quindi sicuramente è stato studiato nel minimo del taglio anche la coppia,
Però, insomma, le problematiche dell'ultimo periodo fanno anche pensare che forse i controlli non stanno procedendo al ritmo giusto. L'importante è che però, insomma, ci sia tranquillità, soprattutto per i naufraghi, perché si troveranno anche ad affrontare delle sfide particolari. Eh sì, molto particolari soprattutto per questo periodo, nel caso ovviamente dovesse restare solo in studio Iva Zanicchi, non deluderà sicuramente le aspettative, anche se Ilari sta studiando immediatamente il piano B ed anche di questo ne avevamo parlato sin dall'inizio della nostra avventura con Gossip Mania, poiché i primi rumors direbbero che è stato scelto come sostituto di Elettra, signore e signori, Tommaso Zorzi. Ta-da! Ta-da! Non ce l'aspettavamo! Amo proprio. Però insomma le opzioni sono diverse. Elettra potrebbe partecipare da casa tramite insomma i social, oppure la presenza di Zorzi potrebbe essere insomma lo scacco matto di questa edizione. In entrambi i casi si parla comunque di personalità molto simili, quindi la verve di Zorzi potrebbe essere essenziale per chiudere al top questo programma. Spero solo che non duri un anno e mezzo, ma che duri soltanto qualche mese, perché siamo ancora provati da Sanremo e dal Grande Fratello. Quindi. Sì, soprattutto dal Grande Fratello, quindi speriamo non duri in termini di mesi troppo e soprattutto in termini di puntate non finisca alle 2 di notte come Sanremo. Quindi. No, anche perché si parla di 2 appuntamenti a settimana, quindi si pensa che insomma il programma già possa durare parecchi mesi e questa cosa potrebbe avere insomma un eco particolare per i naufraghi. Mamma mia, effettivamente un po' troppo anche 2 appuntamenti settimanali come quelli che però in realtà erano stati ripresi anche dal Grande Fratello, sì. Quindi l'idea del format è la stessa. In tutto ciò, cara Elvira, dicevamo speriamo che i naufraghi possano prendere bene questa nuova avventura, sì. E in aeroporto prima della partenza già sono quasi arrivati alle mani. Quindi sì. Già proprio a bomba un cast come avevamo poi già sì. Preannunciato, veramente dà un carattere forte. Le protagoniste, neanche a dirlo, sono state 2 donne, quindi ovviamente lo si immaginava, e sono Daniela Martani, che avevamo già indicato come litigiosa protagonista di una delle prime edizioni del Grande Fratello, è la figlia d'arte Vera Gemma. E soprattutto c'è da dire, cosa che al momento fa anche un po' sorridere, che il motivo di questo litigio furioso sarebbe stata una pelliccia. Poiché Daniela Martani è ovviamente animalista e fortemente convinta della difesa dei diritti degli animali, e appena ha visto Vera Gemma con una super pelliccia, ovviamente pelliccia proprio in grande stile, indossata proprio per la partenza in aeroporto, non ci ha visto più ed è partito questo super litigio. Ci sono modi e modi, insomma, di affrontare queste dinamiche. Sicuramente presentarsi in aeroporto per andare su un'isola con la pelliccia fa pensare, diciamolo, perché insomma si sta andando incontro ad una situazione di emergenza, di sopravvivenza, però ci si presenta con la pelliccia. Forse volevo usarla come coperta, non so, come qualche altro uso sull'isola. Fortunatamente lì c'è il sole, quindi del freddo soltanto la notte bisognerebbe preoccuparsi. Come litigio ci sta, insomma, mostrare il proprio disaccordo nei confronti di un abbigliamento, soprattutto in un periodo del genere, e parlando di animali, io approvo. Sì, però sì, sì, sì. Ci sono modi e modi di dire le cose, anche perché si dà già un'immagine di sé, si parte già col piede sbagliato in una situazione un pochino particolare, quando, l'abbiamo già detto, soprattutto in un contesto così ristretto in cui bisogna per forza sopportarsi, iniziare già col piede sbagliato già creerà una serie di faide all'interno dell'isola. E quindi poi anche dei diversi gruppi, come è sempre accaduto. Che poi ricordo effettivamente negli ultimi reality, Isola dei Famosi, Grande Fratello, Temptation Island e così via, molte dinamiche erano nate proprio nei momenti precedenti alle dirette all'inizio dello stesso, quando erano in albergo, quindi quando magari erano divisi tra protagonisti maschili, femminili, e nascevano le prime amicizie, anche le prime strategie.
Sì, anche perché quella è l'occasione di comodità in cui è possibile aprirsi, però anche lontani dalle telecamere. Lontani dalle telecamere, e soprattutto quando si conosce una persona è psicologico mostrare solo ed esclusivamente i lati positivi di sé, quindi presentarsi al meglio. Quando si fanno poi queste piccole confessioni, poi sull'isola si fa il conto con queste confessioni che sono state fatte. Il problema è per noi a casa, perché ovviamente alcune dinamiche non le conosciamo e molto spesso, come è accaduto poi anche nelle precedenti stagioni del programma, ci sono stati poi problemi anche relativi alla droga, insomma, accuse pesanti che sono state poi portate avanti nel corso della trasmissione e che hanno creato un polverone esagerato. Eh sì, vedi, io faccio il contrario, mi presento al peggio in modo che poi già sanno e la strada poi resta in discesa, quindi utilizzo il metodo opposto. Un altro metodo particolare invece lo sta utilizzando, come anche avevamo già preventivato, Elisa Isoardi, che invece ha detto: voi litigate perché tanto io andrò d'accordo con tutti, sì. Per me è un'esperienza di amore, di relax, quindi non farò strategie, quando poi questa dichiarazione è stata essa stessa la prima strategia. Sì, infatti, anche queste affermazioni così, mi spiace dirlo, ma bambinesche, quando si raggiunge una certa età, insomma, è impossibile andare d'accordo con tutti, perché ognuno di noi ha le proprie idee, questo è un elemento di base, quindi già partire con questo piede ci farà capire che, insomma, l'Isoardi è quello che ci aspettiamo, insomma, una palla al piede, ecco. E sì, siamo pronti a vedere, ormai manca veramente pochissimo. Ultimo argomento, ritorniamo al gossip. Questa volta abbiamo parlato di donne innamorate, di rinascita, anche di donne litigiose. Ora siamo di fronte ad una donna arrabbiata per l'ennesimo gossip, che in realtà è stato smentito ma a metà. Parliamo di Anna Tatangelo e delle voci che parlano di questo nuovo flirt con Livio Cori. Avevamo anche noi analizzato tutto il materiale a nostra disposizione e questa volta ha parlato, ovviamente tramite i social, che ve lo dico a fare, proprio Anna Tatangelo, che ha spiegato questa amicizia, anche se non ha utilizzato questo termine, ma soltanto come mai sia spesso con Livio Cori, quindi ha confermato in realtà questa, sì, questa frequentazione, seppur lavorativa, visto che stanno lavorando al suo nuovo album insieme, hanno fatto, come avevamo detto anche noi, dei live e dei concerti insieme, la stessa edizione di Sanremo, ed ha parlato proprio della voce che diceva che in realtà sia stato Gigi D'Alessio a presentarli. Però giustamente, come possiamo vedere anche in grafica, la stessa Tatangelo ha detto: così come Gigi, dopo la rottura definitiva con me un anno fa, ha deciso di rifarsi una vita e sta vivendo la sua nuova frequentazione sentimentale, anch'io devo essere libera di frequentare e di andare avanti con la mia vita come meglio credo. È una serie di parolacce che ovviamente, sì, non stiamo qui a ripetere. Sì, il problema è questa discussione, insomma, ha senso, perché, sì, perché dal punto di vista di D'Alessio non debba essere detto nulla, invece quando si parla di una donna, insomma, le critiche aumentano sempre di più. Vero. Il problema nei confronti della Tatangelo è stato, da parte del pubblico, insomma, vederla vestire abiti completamente diversi. L'abbiamo conosciuta come una ragazza acqua e sapone, poi adesso invece una ragazza acqua e plastica. Quindi già questo elemento fa pensare ad un cambiamento non soltanto interiore, ma anche a come magari il fatto di diventare famosa, tra virgolette, possa aver cambiato anche alcuni lati di questa ragazza. Il punto però è che lei può viversi gli amori che vuole, purtroppo però hanno sempre un figlio in comune, lei e D'Alessio, quindi bisognerebbe pensare a tutelare i bambini, che sembra, insomma, una frase che dico sempre, però credo che sia fondamentale, piuttosto che offendere l'altro lato, quindi l'altro genitore, senza poi essere attenti alle parole che si dicono, perché un domani questi figli leggeranno queste parole e sicuramente non beneficeranno di questo astio tra i genitori. Io ricordo, dopo l'ultima edizione di Sanremo alla quale ha partecipato, che ha proprio parlato della sua grande difficoltà
ad essere diventata famosa associandosi però a Gigi D'Alessio quando era poi veramente molto molto giovane, quindi è come se avesse vissuto tutta questa situazione in maniera non ovviamente serenissima, anche perché parliamo di una ragazza che all'epoca aveva 16 anni, poi 18 ed era già all'apice del successo anche poi con la frequentazione con lo stesso Gigi D'Alessio. Infatti lei poi ha detto: se a 16 anni non ero in grado di rispondere in maniera di carattere a tutti questi gossip, alle accuse anche cattive di paparazzi e di tutti coloro che hanno pensato di giudicare le mie scelte, adesso che sono una donna e sono adulta invece alzo la voce e faccio valere le mie idee. E questo ragionamento fila, perché insomma è arrivato con un pochino di ritardo questo modo insomma di pensare e di agire, e questo mi dispiace perché purtroppo ha ricevuto molte critiche anche quando era già madre, è stata denominata una sfascia famiglie. Insomma, le cose si fanno sempre in due, quindi non bisogna puntare il dito solo contro la donna, ma anche contro l'uomo. Ma era davvero amore, perché poi è durata la storia, hanno messo su famiglia, quindi non era una scappatella per così dire. Sì, ma anche perché lei poi non è che si è intromessa all'interno del matrimonio, insomma è stato D'Alessio a lasciare casa senza avvertire e a lasciarsi andare invece in questo amore. È ovvio che la ragazza Anna Tatangelo, quando era piccina, si è lasciata un pochino trasportare anche da queste cose. L'abbiamo sempre detto, quando la notorietà arriva, quando si è troppo piccoli, poi non si sa mai come andrà a finire. È vero, è vero. Assolutamente, noi infatti aspettiamo a questo punto, perché ne siamo quasi certi, le prime foto di Anna Tatangelo e Livio Corio, almeno del nuovo amore di Anna, poiché davvero merita tutta la serenità di questo mondo anche dal punto di vista sentimentale, ed è giustissimo a 30 anni potersi rifare una vita dopo una brutta esperienza come può essere quella di una separazione, ovviamente. L'importante è rifarsi la propria vita senza però puntare il dito contro gli altri, altrimenti si scende allo stesso livello di chi ci ha accusato. Come sei saggia, Elvira. Lo so, sono molto saggia, sì. Peccato che nella vita privata non sono così, però... ma è sempre così, non preoccuparti, è la routine. Per altre perle, pillole di saggezza, vi diamo appuntamento a domani, poiché noi siamo in chiusura con Gossip Mania. Grazie mille, Elvira. Grazie, Alessia. E grazie mille anche a voi che ci avete seguito. Appuntamento a domani con Gossip Mania. Alla prossima.